Massimo Agostini, da sempre l'arte è uno strumento per diffondere conoscenza, anche il cristianesimo ha utilizzato l'arte e lo ha fatto con un affresco che è custodito nella Pinacoteca di San Domenico a Fano, quello di Maria Maddalena. Tracciare attraverso i segni della pittura le storie dell'Antico e del Nuovo Testamento è stato uno strumento che la Chiesa ha utilizzato soprattutto nei periodi in cui dove non c'era la cultura, non si riusciva, non c'era gente che era istruita e capace magari di leggere i testi. Quindi attraverso le raffigurazioni pittoriche venivano raccontate le storie. Da sempre la pittura è uno strumento per tramandare conoscenza. Alcuni elementi di conoscenza evidenti come il racconto di una storia, ma altre volte storie nascoste attraverso simboli per tramandare agli altri quelle che erano le verità un po' più importanti. Ecco, ma che cos'ha di particolare questo affresco? Questo affresco che troviamo nella chiesa di San Domenico intanto è un racconto di una leggenda, leggenda aurea, che è stata scritta intorno al 1200, dal 1200 al 1300, da un domenicano, era Jacopo da Varazze. Qual è la peculiarità di questa cosa? Che i domenicani da tempo sono i difensori della fede, sono coloro che hanno combattuto le eresie, soprattutto l'eresia catara nel sud della Francia. Rappresenta sostanzialmente un mistero, un racconto che sembrerebbe andare contro quelli che sono i canoni riconosciuti oggi della storia della religione cristiana. Quindi un domenicano difensore della fede che racconta la storia di Maria Maddalena che viene abbandonata insieme ad altri, a suo fratello Lazzaro, a Marta, a sua sorella Marta, alle sue ancelle. Veniva lasciata dai suoi nemici, abbandonata sul mare in una barca senza vela e senza remi, in modo tale da essere ingoiata dai marosi. Invece Maria Maddalena, insieme ai suoi, viene aiutata dagli angeli e viene trasportata, e questa barca riesce ad arrivare nel sud della Francia. Ecco, ma perché c'era questa devozione nei confronti di questa figura femminile? La questione è legata probabilmente ad un ruolo che aveva la donna, probabilmente poi sostituito da quella che è stata una società patriarcale. All'epoca probabilmente la donna aveva un ruolo importante nella spiritualità, tenendo conto che proprio nell'antica tradizione ebraica lo spirito aveva un'essenza femminile, in ebraico si chiamava ruach, un richiamo a tutta quella che è una spiritualità legata al femminino sacro, di cui Fano poi viene particolarmente cara, vista che è una città dedicata alla dea della fortuna. Maddalena probabilmente rappresentava una sacerdotessa, era la sacerdotessa di Dan, di questo gruppo di sacre donne che seguivano il Cristo nella sua opera evangelica. I domenicani che messaggio hanno voluto tramandare? Probabilmente hanno voluto raccontare una storia che all'epoca veniva anche accettata, tenuto conto che poi questa storia nasce oltretutto da racconti e da ruoli della donna raccontati dai Vangeli gnostici, come quello della Pistis Sofia, come il Vangelo di Filippo. Non a caso i domenicani chiamavano Maria Maddalena l'Apostola degli Apostoli. Maria Maddalena è colei che ha ricevuto l'ultimo messaggio di Cristo dopo la risurrezione. Quindi probabilmente raccontano una storia che all'epoca forse era un po' più riconosciuta e accettata rispetto poi alla canonicità che hanno assunto i testi sacri.